ancora, nonno? Andiamo via? Aspetta un attimo ancora, che ti faccio vedere una cosa. E sei nascosto, che non ti devono vedere. Nonno, voglio tornare a casa. Due minuti ancora e andiamo. Ah, finalmente. Guarda, hai visto laggiù? Dove? Là. Aspetta un attimo. Hai visto allora? Sì, nonno, ma è... Non dire niente. Guarda soltanto. Guarda con attenzione. E stai nascosto che non ti devono vedere. Sì, bravo nonno, riprendilo con il cellulare. Ma sta andando via. Ma poi torna, basta aspettare. Nel frattempo ti racconto tutto. Ecco, hai visto cosa sta facendo? Non è bravo come ti dicevo? Adesso andiamo e non ci facciamo scoprire, che così gli facciamo una sorpresa. Tesoro, per piacere, mettiti il bavaglino, su. Papà, sono grande per mettere il bavaglino. Dai, tesoro, mettiti il bavaglino. Anche il nonno, anche papà, da piccoli, si mettevano il bavaglino per non sporcarsi, eh? Va bene, lo metto. Lo metto perché oggi sei stato proprio bravo, papà. Ah, e perché è stato così bravo, papà? Non te lo posso dire. Devo aspettare che viene il nonno. Papà, vieni, che sennò si fredda. È sempre l'ultima a arrivare, quel vecchio. Vecchio, ti ricordo che ha la tua stessa età. È vecchio dentro. Sì, certo. Piuttosto, dove sei stato oggi pomeriggio? Tesoro, per piacere, non ricominciare. E poi non davanti al bambino. E poi, tra i due, tu sei quella che deve essere controllata, non io. No, non ti preoccupare. Lui è pure innocente. Certe cose non le riesce neanche ad immaginare. Ah, finalmente sei arrivato, eh? Con te si rischia sempre di freddare tutto. Oggi è Natale, siamo tutti più buoni e dobbiamo dimenticare quello che è stato. A proposito, Mattia deve dire la poesia. Non si mangia fino al momento in cui Mattia finisce di dire la sua poesia. È tradizione. Eh sì, però Mattia è molto timido. Sì, e più è timido e più si fredda. Non rompete! Deve farlo! Così il nostro piccolo si guadagna i suoi 10 euro! 10 euro miei e 10 del padre! Mattia, già il regalo è sotto l'albero, quindi per piacere non viziatelo, eh! Dai Mattia, forza di la poesia, altrimenti si fredda tutto! Ma lo sapete che quest'anno Mattia la poesia l'ha scritta lui? Ma davvero Mattia, ma che bravo! Dai tesoro, dilla! Ma li avete i 10 euro? Sì, sì, ce li abbiamo 10 euro, su dai! Mettiti su in piedi e di la poesia. Mi fate la presentazione? Qui si fredda tutto. È timido, lo sai, bisogna dargli coraggio. Va bene Mattia, ti presento io. Ed ora a Reti Unificate il nostro Mattia ci leggerà la sua poesia di Natale scritta interamente da lui. Primo premio in palio, 20 euro, dati dai suoi parenti più tirchi. Aspetta Mattia, aspetta che ti faccio il filmino. Vai! Oggi è Natale, un giorno pieno d'amore, come quello che mostra sempre mio padre con le persone. Oggi sui viali vi era una signora colorata di marrone. Mio padre l'ha portata a spasso con la macchina. Signore, sono andati insieme a prendere dei doni. Un'ora di tempo ha speso mio padre per far felice anche i bambini meno fortunati di me. Oh, che mondo! Ci sono bambini anche più sfortunati del nostro Mattia che prende solo 20 euro. Ma cosa gli hai detto, bastardo? Ah, adesso sarei io il bastardo! La poesia ha scritto lui, non il bambino! Va bene, vuol dire che sarò io a prendere i diritti d'autore. Oh, insomma, smettetela! Fate 100 anni in due e siete più infantili del bambino! Oh, vado di là a vedere che il secondo non si bruci! Vabbè, tesoro, mangiamo? Ma che cosa gli hai regalato al bimbo africano, papà? 50 euro. E 50 euro le ho date alla sua mamma, che così può comprare quello che vuole per i suoi bambini, eh? Ah, però, dai, va bene lo stesso, anche se ha preso più di me, fa niente.
Non ci crederà nessuno che è stata una coincidenza, papà. Ho fatto il filmato con il cellulare. Un caso fortuito, stavamo su via a prendere un gelato. Oh, guarda caso, proprio dove c'erano le prostitute. Sei stato proprio bravo oggi, papà. Mica tanto. E se cambiavo posto era meglio. È molto curioso e intelligente il mio Mattia. Mi ha fatto una domanda e io gli ho detto che quella era una signora che aspettava l'autobus. Ho fatto fare una bella figura al padre. Certo, magari dovrebbe capire quanto è idiota. Bisogna cambiare posto ogni tanto per non farsi scoprire, no? Tutta colpa tua! Ti sei dicendo uno che potrebbe essere tuo padre! Papà, era l'unico che era rimasto sul mercato. Per una come me non c'è molta scelta. Sono 3 mesi che lo pedino, non mi poteva sfuggire! E non ti preoccupare dei tuoi precedenti. Adesso, quando il giudice saprà che Mattia ha visto il padre andare a puttane, dimenticherà presto il male minore. Ma sai cosa c'è che mi irrita? Cioè, come si può permettere che delle prostitute stiano vicino a una gelateria? Entrambe vendono dolcezza, tesoro mio. Dolcezze assortite per tutte le età. Ma di cosa stanno parlando il nonno e la mamma, papà? Ma della tua poesia, così bella, troppo bella. Ma Mattia, dimmi una cosa, ma la tua poesia l'hai scritta da solo oppure qualcuno ti ha aiutato a scriverla? Comunque si faranno delle domande. Quali? Io e te abbiamo sempre parlato bene del padre. Quando sarà interrogato, l'innocenza del bimbo spaccherà i cuori dei giudicanti. Il falso benefattore del terzo mondo. Un'ora intera in macchina a distribuire i doni. Ma chi ha scritto la poesia, si chiederanno? Chi l'ha scritta, eh? Ma non è mica dettata, l'ho solo corretta. E non ho detto la scomoda verità al bambino per non turbarlo. Vabbè, dai, ritorniamo di là e facciamo che Mattia non si accorga di niente. Beh, non avete ancora cominciato? Vi abbiamo aspettato. E poi nel frattempo Mattia mi ha detto quanti soldi ha preso per aver scritto la poesia. Ragazzo, sveglio! Se gli davo meno non avrebbe vinto la sua timidezza! E poi gli artisti vanno aiutati, no? Ti faccio passare i guai! Tu non sopporti il fatto che tua figlia stia con uno della tua stessa età! Senti, sta zitto! I conti li facciamo dopo, ok? Amore mio, a Natale siamo tutti più buoni, Siamo tutti più buoni, ma papà lo è più di tutti! Mi è venuta fame, mangiamo? Sì, dai! Mangiamo, sì. Certo, piccolo mio! Ma prima dobbiamo rispettare le tradizioni! Bambino! Mattia l'ha detta la poesia! Gli regaliamo i 10 euro promessi? O anche quelli li vogliamo regalare ai bimbi della signora colorata di marrone? E se cambiavo posto era meglio. I don't belong to daddy anymore. Nel frattempo Mattia mi ha detto quanto è stato aiutato per aver scritto la poesia. Ragazzo sveglio. Ma sai cosa c'è che mi irrita? Cioè, voglio dire, un momento. Non l'ho scordato io. E non ti preoccupare dei tuoi precedenti. Adesso, quando il giudice saprà che Mattia ha visto il padre andare a puttane, dimenticherà presto il male minore. Sì, bravo nonno, riprendilo con il cellulare.